Quella corona di fiori gettata in acqua non è mai andata a fondo. Ha marchiato per sempre di pietà uno specchio d'acqua e un lembo di terra che vogliono dire approdo e un inizio di futuro per tanti, ma ancora per troppi nient'altro che un miraggio, perché troppo carica di gente e di sogni è la carretta su cui si sta ammucchiati in balia di onde e di gente che lucra sulla disperazione. Come il barcone affondato nel canale di Sicilia il 18 aprile scorso, almeno 750 bambini, donne, uomini, inghiottiti dal Mediterraneo. Una notizia così raccapricciante da strappare il giorno dopo a Regina Coeli un appello dolente e allibito all'uomo e al Papa che chiama i migranti carne di Cristo. Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri, che cercano una vita migliore, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre, cercano una vita migliore. L'Europa dei Grandi si è riunita 4 giorni dopo, ma la decisione e prontezza invocate da Francesco non hanno avuto riscontro in termini di decisioni. Anzi, ha reagito a caldo e ribadisce a distanza di giorni Monsignor Giancarlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana. Il vecchio continente ha rifiutato ancora una volta di tendere ai migranti la mano di una vera solidarietà. L'Europa nell'ultimo vertice ha usato parole come respingere, contrastare, distruggere le barche sulle coste. Non ha usato parole come salvare le persone in mare, tutelare i diritti di queste persone che sono richiedenti asilo e rifugiati e profughi, o accogliere queste persone rafforzando un piano di accoglienza. L'Europa, paradossalmente, di 500 milioni di persone sta accogliendo 650.000 rifugiati. Il Libano, con 3 milioni di persone, ne sta accogliendo 1.800.000. Ancora una volta un paese povero è aperto ai diritti delle persone e paesi ricchi, un continente ricco, rischia di non essere attento a un diritto fondamentale sul quale è fondata la sua democrazia. Quello che l'Europa in sostanza ha deciso è di rafforzare Triton, l'operazione aeronavale europea, che più che puntare a portare in salvo i migranti si limita a presidiare i confini continentali. Ma questo, sostiene Monsignor Perego, è un passo indietro, è ben altro quello che andrebbe fatto. Certamente rafforzare il salvataggio in mare. L'operazione Mare Nostrum che l'Italia aveva fatto dopo la prima tragedia del 3 ottobre 2013 ha dimostrato che si può salvare 170.000 persone e si può effettivamente non solo controllare le frontiere, ma fare del Mediterraneo il nostro mare, cioè controllato dall'Europa anziché controllato dai trafficanti di esseri umani. E non solo il Mediterraneo, ma anche l'Europa dimostrerebbe un volto realmente unitario se tutte le porte dei suoi stati si aprissero in modo coordinato agli immigrati. Oggi il 70% di queste persone è presente in 7 dei 28 paesi europei. Un rafforzamento di questa accoglienza, che invece ha visto semplicemente 5.000 persone in più nell'ultimo vertice messe a disposizione da altri paesi europei, sarebbe una seconda azione importantissima. Una terza azione è un'azione congiunta con l'ONU e con sostanzialmente i paesi africani e medio orientali per un grande piano di pace in questi paesi, che possa effettivamente riportare una stabilità che è la prima condizione fondamentale perché le persone abbiano il diritto di rimanere nel proprio paese.